Bella vista. Oh, è appena migliorata. Speravo di rivederti. Alcibiade, cosa fai lontano da Atene? Uno come me è sempre in cammino. La mia nave è approdata in ogni porto. Già, immagino. Se non sei qui solo per la vista, ho un compito da affidarti. È essenziale che questo pacco raggiunga il destinatario. Il mittente non sono io, ma un uomo di nome Diodoro. Ti aiuterò. Ma cosa contiene quella scatoletta? Non si dovrebbe mai giudicare qualcosa dalle dimensioni. Anche le cose piccole possono avere un grande impatto. Dicevi che il pacco non è tuo. Perché ce l'hai tu allora? È semplicemente capitato tra le mie mani. Diodoro ha chiesto il mio aiuto, come io ora chiedo il tuo. Perché questo Diodoro non lo consegna di persona? Siamo curiosi, eh? Alcune domande non hanno risposta. A volte le cose succedono e basta. Hai viaggiato molto. Qual è il tuo luogo preferito? Oh, una domanda personale, interessante. Il mondo è pieno di luoghi incantevoli. Sceglierne uno sarebbe come scegliere la mia etera preferita. Potrei farlo, ma la risposta varia a seconda del mio umore. Va bene, a chi devo consegnare il pacco? Vicino al forte militare Corinzio troverai un uomo di nome Barda. È una delle loro risorse più preziose. E gli dico solo che è da parte tua? Ah, no, da parte di Diodoro. Ricorda, Diodoro. Forza! Fermo. Meglio restare nascosta. Thank you.
Non sei il Mistyos che aspettavo. Cosa vuoi? Questo è per te. Da qua. È una specie di scherzo! È il calco di un pene! Cosa c'è scritto? Per tua moglie Telia quando sentirà la mia mancanza. Dimmi chi è il mittente. Conosci un uomo di nome Diodoro? Diodoro pagherà con la vita. Distruggerò i suoi uomini, la sua nave! Si pentirà di avere toccato Telia! Devo nascondermi se non voglio combattere. Andiamo? Su! Iniziavo a sentire la tua mancanza. Spero che tu abbia consegnato il pacco. Varda ha minacciato di uccidere Diodoro quando gliel'ho dato. Non mi aspettavo che il pacco contenesse... beh, quella cosa. Una bella sorpresa, vero? Posso farne un altro per te, se ti piace. Un altro? Tu? Sì, è il mio. Niente male, vero? Dovevo togliere di mezzo Diodoro e penso di esserci riuscito. A volte mi meraviglio della mia stessa arguzia. Se lo dici tu. Perché non lasciamo che siano i nostri corpi a parlare? L'avrai pensato anche tu quando hai visto il mio regalino. Qui, davanti agli dèi. Facciamo un'offerta. Che gli dèi provino a fermarci. Secondo me preferiscono stare a guardare. Allora offriamogli un bello spettacolo. Ah, non potrei essere più d'accordo. Chiederanno il bis.